E saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Nicolas e oggi sono qui per parlarvi di TicWatch 5 Pro, un orologio che davvero mi piace tantissimo, che l'ho utilizzato per 3 settimane. So che è uscito già un po' di tempo fa, ma secondo me è un prodotto di cui bisogna parlare, anche perché naturalmente tramite tutti gli aggiornamenti ricevuti, comunque si tratta di Wear OS. E trovare un orologio che funzioni bene davvero con Wear OS in versione 11 è davvero complicato. Ma questo TicWatch è equilibrato praticamente in tutto, non eccelle in nulla, ma è davvero equilibratissimo in tutto e io mi sono trovato davvero molto bene. E poi, come sappiamo, anche il lato display, TicWatch utilizza questo doppio display, un LCD e un AMOLED, che secondo me dà uno scatto in più a questo smartwatch. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Iniziamo dalle dimensioni di questo smartwatch. Si tratta di uno smartwatch molto leggero perché pesa solo 44,3 grammi. I materiali usati per costruirlo infatti sono acciaio inossidabile, alluminio e nylon per la cassa. Naturalmente il cinturino si può cambiare. Come dicevo prima, il display è un doppio display, si tratta di un LCD che si vede praticamente ovunque sotto la luce del sole, soprattutto veramente comodo quando si va a girare per guardare l'ora o le informazioni. Abbiamo il display AMOLED, che è questo qui, quindi si tratta del display normale dove vediamo tutte le funzioni, e è quello che usiamo principalmente, mentre il display quello non AMOLED, ovvero l'LCD, è questo qui, se riuscite a vederlo esattamente. È proprio questo qui ed è veramente comodo perché ci dà tutte le informazioni possibili e immaginabili a colpo d'occhio, e soprattutto quando il dispositivo si scarica questo display continua a funzionare. L'orologio scarico, l'ora la potevo vedere sempre. Ma andiamo a vedere qualche funzione. Funziona con Wear OS e devo dire che non c'è assolutamente nessun tipo di problema, perché il processore è uno Snapdragon V5 di prima generazione con 2 GB di memoria e 32 GB di RAM di memoria interna. Il sistema funziona davvero molto bene. Con un tocco sul tasto sopra andiamo a vedere le app recenti che abbiamo aperto ed utilizzato, mentre se torniamo indietro col tasto centrale, una volta cliccato il tasto centrale, andremo a vedere tutte le app disponibili nello smartwatch. Devo dire che non è che mi piaccia tantissimo questo menu di Android Wear, io avrei preferito qualcosa tipo Apple Watch. Però detto questo, tornando al menu, ogni volta se mettiamo lo sblocco dello smartwatch, perché naturalmente c'è Google Pay che si attiva con 2 tocchi del tasto sopra, e avremo le nostre carte, quindi per i pagamenti, perché sì, NFC, e funzionano bene anche i pagamenti grazie anche all'app Google Wallet integrata. Detto questo, torniamo al menu e vediamo tutte le app che abbiamo installato, e grazie al Google Play Store, come già sapete, possiamo installare tutte le app possibili e immaginabili, comprese Spotify, WhatsApp, che trovo davvero molto comodo, Inoltre c'è la possibilità anche di rispondere al telefono, perché questo smartwatch è dotato di un microfonino ed è dotato anche di un altoparlante. Quindi questo cosa vuol dire? Possiamo parlare al telefono tranquillamente quando siamo connessi al nostro smartphone. Quindi comodo anche per questo, anche se il volume non è altissimo, bisogna tenere l'orologio vicino alla faccia. Comodissimo invece il fatto che anche se ci si scarica il telefono, possiamo utilizzare WhatsApp scaricando l'applicazione appunto dal Play Store, e possiamo continuare a messaggiare nonostante il telefono sia scarico. Tanta tanta roba. Per quanto riguarda la salute, abbiamo un set completo sia compreso di app sul telefono, ma abbiamo praticamente tutte le app del TicWatch, che si chiamano tutte TicSonno, TicBarometro, TicBattito, TicBussola. Andiamo a vedere TicSalute, si aprirà un'applicazione che ci dice i passi che abbiamo fatto, i minuti che siamo stati in piedi, le ore, se siamo felici o meno, la distanza percorsa, il dispendio di energia, gli scalini fatti, c'è un po' tutto, oltre alla frequenza cardiaca abbastanza giusta, quindi come misurazione, ossigeno nel sangue, e ci fa il riassunto della settimana, quanto abbiamo dormito e se abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. La parte salute devo dire che funziona davvero molto molto bene. La batteria è una 628 mAh e devo dire che è un lato positivo di questo
smartwatch riusciamo a fare anche 3-4 giorni. In conclusione, questo TicWatch 5 Pro mi ha convinto, se lo consiglierei sì, al prezzo che si trova adesso online, che è anche di 299 euro, io credo che sia un acquisto centrato per chi vuole uno smartwatch equilibrato che non pesa tanto, bello da vedere e soprattutto con una batteria che duri nelle nostre giornate di utilizzo. In conclusione, come avrete capito da questa recensione, a me piace tantissimo questo TicWatch 5 Pro, è uno smartwatch che consiglio, si trova intorno ai 300 euro e fa tutto quello che deve fare uno smartwatch: autonomia giusta, software che funziona bene, doppio display, quindi anche sotto luce del sole si vede, per fare sport è perfetto e credo che al momento sia uno di quegli smartwatch che mi convince tanto, anche visto il prezzo, perché online oscilla tra i 280 e i 320 euro. Quindi secondo me un ottimo acquisto, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, link in descrizione anche per la recensione online sul nostro sito web. E che dire, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao!